Udienza forse decisiva al Tribunale dell'Aquila del processo che vede imputate 11 persone per l'occupazione dello spazio sociale Casematte, ricavato nell'immediato post-terremoto in un bar abbandonato da anni nel complesso anch'esso dismesso dell'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio. A sostegno dei giovani attivisti alla sbarra un sit-in pacifico fuori l'aula, a cui hanno preso parte anche il segretario provinciale della CGIL Umberto Trasatti, il consigliere comunale Ettore Di Cesare e tanti altri rappresentanti di associazioni culturali e sociali cittadine. Occupazione abusiva di un bene di proprietà dell'ASL, sostiene l'accusa davanti al giudice Giuseppe Grieco. Utilizzo di una struttura abbandonata nell'emergenza post-sismica, ribattono gli avvocati delle difese, secondo cui mancano le prove dell'effettivo dissenso da parte dell'ASL sull'utilizzo dell'immobile. E prima di tutto la mancanza di prova circa un effettivo dissenso da parte dell'azienda sanitaria relativamente alla, chiamiamola occupazione, io direi utilizzazione e messa a disposizione dell'immobile oggetto di imputazione. E questo confermato anche dalle evoluzioni che ci sono state. E ribadiscono i partecipanti al sit-in, non può essere un reato riqualificare uno spazio vuoto e abbandonato da anni, reso un luogo pubblico e senza scopo di lucro, dove negli ultimi 6 anni sono state organizzate centinaia di iniziative politiche, sociali, culturali, musicali e ricreative. Stare insieme, confrontarsi, fare politica, organizzare concerti, dibattiti, è un diritto secondo noi, soprattutto in una situazione in cui è pieno di luoghi pubblici abbandonati. E quello che abbiamo fatto, prendere un luogo lasciato all'abbandono, sottrarlo al rischio di speculazione, presidiarlo e trasformarlo in uno spazio aperto alla socialità, secondo noi è un valore, è una cosa che rivendichiamo pienamente.